emergency evacuation. This is not a drill. This is not a test. Please do not panic. Emergency evacuation. This is not a drill. This is not a test. Please do not panic. Pronto, Ennio. Oh, cavolo, come stai? Ennio, come stai? Anche a te hanno privato delle mani? Io ce l'ho le mani. Ah, solo io non le vedo, ma le mie vedi tu? Vabbè, ma sì, no, non le vedo. Vabbè, e allora ti spiego, io qualche giorno che sono in città mi sono già un po' intrallazzato, c'è già delle questioni in corso, ok? Innanzitutto... Fammi vedere la vista però prima, di questa, di questa casa fantastica. Perfect, top house, oh, top house. No, attenzione, non ti fare male. Allora, ti do subito da mangiare, ok? Sì, perfetto, grazie Tony. Poi vieni. Ovviamente. Ma che bella signorina. Oh, ah, che bella. Oh. Ovviamente ti ho dato del pane perché io sono esperto di panini. Vieni, vieni. Ma che... la signorina che c'era prima? Non l'ho vista. Ma vieni, non le sembra un po' arrabbiante? Da mille una notte. Vedo che non ha perso le buone abitudini, Carlo. Venga. Ma non mi sentono. Ragazzo! Mi sentite? Ma che fa? Lei si deve cambiare. Salve. Purtroppo ho perso la mia occasione di personalizzarmi. Ma lei era quello che diventava uomo o donna all'evenienza? Scusate, vado a provare a risolvere questa situazione. Va bene. Va bene. Arrivederci. Oh, andiamo via, c'è un cyborg. Vieni. Ma cos'è questa devastazione? No, questo qua l'ho buttato io mentre venivo in qua, scusami, lo sposto subito. Ma guarda, ma le pare il caso? Ma voglio... allora. Enrico! Ah, già vengo... No, ho la macchina qua! In fondo al mare. Aiuto, sto affogando. Come si fa in superficie? Come si fa in superficie? Sto affogando. Ah. Venga, adesso non so come si risale. Beh, ci sarà un modo. Punto esclamativo. In linea teorica lei adesso si dovrebbe affittare un mezzo, ma io che sono già qua da qualche giorno ho lavorato. Non mi tiri i pugni, grazie. Ho lavorato e guardi qua cosa mi son fatto. Cosa si è? Me l'hanno rubata! Me l'hanno rubata! Me l'hanno rubata! Mi ha rubato la macchina! Ma mi scusi! Ma lei non ha chiuso la macchina? Mi scusi? Per Dio, ridatemi la mia macchina! Lei non mi ha chiuso la macchina? E non sono abituato ad averne una mia! Ma lì vedo una macchina, guardi, prendiamo quella. Ma è una merda, io ho speso quasi 100.000 per quella macchina là. Ma che macchina era? Una Panda? Ma è una macchina da corsa per accoglierti degnamente! Maledetto. Mamma mia, sempre uno scammer, mi tocca lavorare. Era meglio lavorare e fare del gran sesso con tuo padre. Vada, chauffeur, allora mi dica le news della città. Lei è stato in città? Sì, sono stato in città. Allora, innanzitutto ti dico che ho messo da parte un gruzzoletto, a parte aver comprato la macchina. Ah, oh, perfetto. Però non ho trovato ancora i soldi per le armi. Ma abbiamo i soldi, quindi secondo me non c'è problema. Ah, perfetto. E... ma c'è il famoso ospedale centrale? Certo, il nostro luogo di... allora, innanzitutto le devo far sapere che pare qui non ci sia il sanguinamento, quelle cose là. Quindi dovremo passare molto meno tempo. Grazie, in ospedale, si spera. Ah, ok. Quindi spenderò molti meno soldi in fatture. Che tanto non ha mai pagato perché lei è un fraud. Ma non è gratuita la sanità qua a Los Angeles? Non siamo in Italia. Oh, scusimi. La guida qui è molto più difficile. Allora, scusi un attimo che vorrei consultare un attimo qui la situazione. Ok. Dice che il veicolo è al deposito. Cosa? Cosa, Enrico? Venga. No, ce l'ho, vieni. Aia!
Ma che è sta merda? Ma tu non hai mai guadagnato una lira in vita tua. Adesso ti faccio vedere la merda cosa fa. Vediamo. Cosa fa? No, cosa fa? Va veloce. Quattro porte, veloce. Va bene, un po' la macchina come lei, da impiegato, un po' da impiegato statale. Ma senta, se ne vada a fare in culo. Cioè, io ho lavorato tutta settimana per guadagnare i soldi per pigliare la macchina e lei mi accoglie così. Ma sei veramente una merda. Va bene, mi scuso. Ma mi scusi, ma dove mi sta portando? Non so, volevo farti vedere la macchina. All'ospedale. Andiamo all'ospedale, al grande centro. È il luogo di aggregazione sociale di questo mondo. Allora, io mi sono tenuto da parte dei soldi per poterli dare a lei e per gestire i nostri traffici. Non volevo investire tutto nella macchina. Ma ci sono i militari, scusami. Ma perché qui, adesso io non voglio subito dire, ma pare che in città, questo qua è un po' un... Ho capito, no? Pare che in città? Qua vengono a nascondere i soldi sporchi, le grandi... un po' offshore. Ah, ma questo è un ospedale nuovo. Che bella maglietta rosa. Avete bisogno di una mano? Solo che non vanno bene con... No, gentilissimi. No, gentile. Scenda. È successo che qualcosa? Scenda, ma no. Arrivederci. Ma qua saltano gli antifurto delle macchine fluttuanti. Tutto. Allora, io vorrei io vorrei parcheggiare qua, ma... Vada. Mi raccomando, non parcheggio lì. Mi chiuda la macchina, però, È un attimo che consulto quali. Provi a entrare in macchina. Aia! No, mi scusi. Non riesco a entrare. Adesso cosa fa? Io sono io. Io lascerei questo parcheggio che mi sembra tranquillo. Mi ricorda il parcheggio di un certo streamer. Addio la tutta. Andiamo. Dovete pagare il parcheggio, hanno detto dei ragazzi, Ma lei vede questi poltergeist? Ci sono dei piccoli poltergeist. Guardi! Oh! Carlo! Sono in un... Venga nel poltergeist! Mi stai facendo morire dal ridere. E non posso. Oh! Entri nel po- salga sul poltergeist, non dentro. Oh! È rotto, è tutto rotto. Oh! Oh! Ok, sono uscito. Oh. Ok, mi sa che è finito il poltergeist. Salve. Salve. Chi è lei? Salve. Demetrio. Salve Demetrio, come sta? Ma normale. Si vive. Bella giornata, diciamo. Bei pantaloni, Demetrio. Le piacciono? Molto. Va bene, arrivederci, devo andare a camparmi curare. Va bene, arrivederci. E che cazzo ci fa nel parcheggio se deve andare a farsi curare? Come dico? Sono bloccato, può togliere i veicoli lei? Arrivo. Prema sulle mani. Oh! Ah! Oddio. Allora mi serve che lei mi slocchi. Oh! Siamo finiti in un poltergeist. Mi serve che lei le faccio chiudere gli occhi con i miei poteri sensitivi. Chiuda gli occhi. Oh!
No. Mi chiuda gli occhi. Oh. Tutto ok qui? C'è un piccolo poltergeist. Non si sente bene il ragazzo questo qua. E anche un altro, anche questo per terra, non so. Allora aspetti che provo a vedere. C'è una riunione nel poltergeist. Provate a schiacciare a usare il muscolo X. Oh! Ah, mi sa che ho fatto l'aria di. Oh! Occhio, occhio che è pericoloso stare qua. Sì. Ok. Ah, salve. Ne serve qualcosa? Ma vaffanculo. Ma... ok. Oh. Oh. Ma se ne vada! Oh, aio! Ah, ma è pazzo! Madonna. È difficilissimo guidare. Oh. Oh. Cazzo. Hola chicos, hola chicos. Garage centrale, chi è lei? Salve, salve, sono nuovo in città. Ah, mi porti al garage centrale, garçons. Come si chiama? Piacere, mi nombre es Alibaba. Salve. Salve Alibaba. Mi porti al garage centrale, Alibaba. Un attimo. Carlo! Ah, perfetto! Grazie Alibaba del passaggio, è stato gentilissimo. Ah, non si preoccupi, non si preoccupi. Tonto Enrico. Ho dovuto chiudere gli occhi perché ero finito nel poltergeist. Che mi fa? Mi fa il milanesotto adesso. No, io faccio un po' tutto. Allora, cosa vogliamo iniziare a fare? Senti, ho visto che qua c'è un po'. Ci sono un sacco di rincoglioniti. Guarda, ci stanno seguendo. Delle auto fantasma. Allora, dobbiamo andare subito a prenderci questa cazzo di città. Allora, va all'armeria. Lei quanti soldi ha? Io ho dei soldi. Ma lei cosa vuole? Ma la smettimi di seguirmi con la smart invisibile? Quanti allora, metto il punto sulla... Ma chi è questo nella smart invisibile? Ma se ne vada, mi lasci stare! È popolato da spiriti maligni. Se ne vada, io voglio che faccia un esorcismo. Dai. Ha funzionato. Via! Ok, ha funzionato. Allora, andiamo all'armeria, dai. Sono senza carburante, devo far benzina. Mamma mia, che due. Che. Ma. Parla, parla. King delle droghe. Ma... Oh! No. Ma chi è questo? Ma mi hanno rotto il cazzo, Vorrei entrare con voi, se è possibile. Ma se ne vadi, se ne vadi! Ma chi è lei, benzina. Scusi? Chi sono questi due personaggi? Mi scusi. Chi è lei? Chi è lei? Sono Antonio Marbellas. Ah, Antonio Marbellas. Della famiglia Marbellas. Miei coglioni, grazie. Della famiglia Marbellas. Ma che come fanno andare, i fantismi per noi e fanno i fan cringe tanto quel che le sembra modo voglio unirmi con voi. Guarda, io mi siedo del dietro la mia macchina. Ma io volevo fare un po' di ballare. Ma lei mi ha copiato le scarpe, mi scusi. Ah, mi scusi, non avevo visto che aveva scelto le stesse. Sì, vanno molto in voga in questo periodo. È stato un errore mio. Ma lei sembra proprio un elfo. Ma diciamo che nel miei credo c'è molto anche il Natale. Lei crede nel Natale? Un sacco. Io credo nella libertà. Allora possiamo fonderci insieme e creare un nuovo partito. Va bene. Ma lei vuole... diventare il sindaco di questa fogna? Potrebbe... Enrico, potrebbe... Aspetti, ma lei è Marbellas? Assolutamente sì. Non l'avevo riconosciuta.
Mi scusi. La prossima volta mi impegnerò di più a farmi riconoscere. Il sindaco Marbella, per una città migliore, possiamo avere il sindaco? Natale e Libertà. È il nome del suo partito? Sì. NL, sembra un po' nazionanza lazionare. Vabbè, senta, perfetto. Scusi, la devo fare, eh? Non mi tiro in cartone. No, aspetti, ecco. Devo far benzina, non so come si fa. Ma vado a far benzina? Lui non crede nel Natale e nella libertà, quindi... Ma lei crede... Oh! No! Con la tanica di benzina. Con la tanica di benzina. Natale e libertà. Salve. Mi scusi, venga cosa sul mezzo, qua? Signor Natale. Signor Malbel... Mi scusi, che succede? Ma non sta succedendo niente, stiamo parlando di politica. Stiamo giocando. Potete dire una cosa in più? Voi credete nel Natale e nella libertà? Beh, ma scusate, Natale è una bella persona, quindi qualcuno può venire con me? Diciamo di sì, dai. Ma ci auguriamo che un giorno ci voterete. Sì, sicuramente. Natale e libertà. Chiede, come si chiama lei? Piacere, Rosario, venga qua. Lei come si chiama? Rosario. Il King delle... Grazie, Vicky. Signor Marbella, se lei riesce a farmi benzina. Va bene. Sì, ma qua ci sono delle persone del tutto incalcolabili. Ma scusatemi. Infatti io non riesco perché sono senza mani. Che me la farebbe lei? Come si deve fare? Mi viene qua, mi preme E? Io vendo case, perciò se avete bisogno di case... E poi mi tenga premuto vicino alla macchina. Questa qui sarà la nostra macchina, signor Marbellas. No, così da fuoco. Così da fuoco. Vicino. No, così da fuoco al mezzo. Di GTA è piano. Stia attento. Natale e libertà. Sì, è nuovo, ragazzi, grazie Giorgione. Per favore. Signori, attenzione, annuncio importante. Chiunque avesse una supercar venisse all'officina tra poco per uno showcase. Ma cosa sta facendo Marbellas? All'officina, via! Ma non ha messo la benzina dentro, l'ha messa sul pavimento, non ho benzina io qua. No, via, c'è il fuoco! Ok. Non va la macchina, bisogna far rifornimento. Senti, ma questa macchina è una merda, eh. Vada! Oh, aspetta. Ragazzi, io però sono un po' indispettito. Ho chiesto dell'intrattenimento per una serata di emozioni e... Venga! Insomma. Ma sì, ma se c'è Enrico... Enrico, basta fare benzina! È da 15 minuti che siamo al parcheggio! Ennio, mi scusi, Ennio. Sì, allora. La smettiamo, Ennio. La tanica è piena, scusatemi. Sto ricaricando. Dalla portiera, apparentemente, e senza mani. Mettila anche tu, Carlo. È piena, andiamo. Oh, andiamo allora, finalmente. Oh, cosa fa lei, Marbellas? Tanga pure, signor Marbellas. Ok. Allora, dove vogliamo andare? Andiamo per prima, vediamo al garage centrale, che c'è uno showcase di macchine di lusso. Lei potrebbe ambire per il primo premio e potremmo farci anche un bel gruzzoletto. Ok, questa macchina è banalmente da impiegato, però vediamo. Vada, via! Oh! No, la mia macchina! Natale e libertà. Aiuto! Ma... Abbiamo messo troppo... Abbiamo messo troppa benzina. No, posto, ma posto. Lei mi ha perso anche il cofano. Ma noi non possiamo andare con una macchina che prende fuoco e senza cofano a uno showcase. Ma non lo sa nessuno che prende fuoco. Non si preoccupi, io per star tranquilli non vado proprio a tavoletta, perché non vorrei saltarsi in aria mentre guidiamo. Perfetto. Oh, occhio. Guardate qui, attenzione. Guardate qui. Oh, oh, ma lei... Ecco. Scusate ragazzi, ma vi sembra il modo di guidare? No, ma è la macchina, è fuori controllo. Non va più. Non va più. L'ho fatta ripartire. Ok, che aiuto. Ok, al garage centrale. Oh, oddio. Ma questi sono pazzi. Oh, c'è l'esercito. Salve.
Salve. Buongiorno. Salve. Ah, aspettate che poso la macchina, la riprendo, così è fresca. Attenzione. Oh. 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 Piano. Enrico. Ciao ragazzi. Salve. Quali sono i programmi? Sinceramente non ci sono feste. Viva la figa, viva la figa. Credo. Prendi il Squeak porco. Ah, ma a me hanno detto di venire qua per uno showcase di macchine di lusso. Sì, ma dicono tante cazzate purtroppo. Lei è nuovo in città, non l'ha mai visto? Sì, sono nuovo. Sono Franco, Franco Altoborra. Molto piacere, signorina Elena, direttrice della concessionaria. Dovrebbe esserci una cosa. Ah, signor, io prenderei anche il mezzo, ma sì. Mi sembra trafficato qua. Mi fa piacere che incontro delle personalità gentili e simpatiche come lei. Ma una competizione, immagino. Non dovrei esserlo, mi scusi. No, no, non si preoccupi. Si vuole venire a prendere un caffè in concessionaria? Allontanatevi. Assembramento, aspettate. Ma chi partecipa allo showdown? Ma non ci sta. Ma mi sa che non esiste nessuno show. Oh, distanza di sicurezza che dovreste mantenere. Oh, abbassate le armi, abbassate le armi. Perché, scusi, lei è un paramedico, perché è armato? No, un taser. Non è un taser. Un taser modificato. È un taser definitivo, a piombo. Ok, e questo showcase. Spostate le macchine. Sentite, andiamo a. Ragazzi, andiamo a prendere dei giocattoli. Va bene. Ok, vieni. Mi sembra che questo showcase non sa da fare. È qui che si compra i giocattoli? Sì, tesoro. Mi scenda? Sì, tesoro. Ci vuole il porto d'armi? Sì, ma secondo me noi possiamo dire che ce l'abbiamo, l'abbiamo dimenticato a casa. Che dite? Va bene. Tanto lei non ha le mani. Andiamo. Signor Babella, mi gestisca lei la conversazione. Ma non so con chi abbiamo a che fare, se mi spiega meglio i soggetti, magari mi... insomma. Ehi, ma non so anch'io con chi abbiamo a che fare. Diciamo che posso scaldarmi con questa voce. Ecco. Ah, sì, proviamo la via sessuale. Ho notato solo io che il signor Marbella si assomiglia a Rosa Chemical. Dov'è? Oh? Salve, che palo ogni volta voi ascoltate questa musica del cazzo nelle armerie, sempre. Abbiamo bisogno di armi. E grazie al cazzo, siamo in un'armeria, che cazzo abbiamo bisogno? Lei cosa ci suggerisce? Cosa c'è oggi sul menù? Beh, come armeria, comunque se noi abbiamo, diciamo, le berette, le 9 mm. Ma se vogliamo, diciamo, farci una scorpacciata un po' più ricca. Certo che abbiamo. Cioè, guardi, il signore è abilitato perché sfortunatamente non ha le mani ed è una cura fatta apposta per lui. Come fa il signore, voglio dire? No, ma infatti io faccio solo da quello che paga, non si preoccupi. Anche questo mi preoccupa. No, pago coi denti. No, noi siamo tranquilli, abbiamo anche il futuro sindaco della città, il sindaco Marbellas. Niente ragazzi, non riesco a toccare il soffitto, sono una persona triste. No, sindaco, non si demoralizzi, posso farli da scorta, sindaco? Allora, siamo la scorta del sindaco della città. Abbiamo bisogno di qualche arma, qualche giocattolino pesante. Volevo chiederle una cosa. Lei, se dovessimo fondare un partito basato sul Natale e la libertà, vorrebbe farne parte? Beh, oddio, è un partito molto interessante. Nessuno crede più nel Natale. Quindi, possiamo... Buonasera, possiamo... Buonasera. Scusate, ragazzi. Sto un cliente alla volta. Di parlare, sì. Certo, prego. Allora, guardi, io ho ingenti somme di denaro. Qua c'è un ATM, vero? O posso pagarla anche col conto? Ma che tutta sta gente? Oh, che problema? Che è successo? Salve, come si chiama lei? Salve, prego, io Capuzzello, piacere. Piacere? Rosario Mastro Giovanni. Ah, piacere, salve. Aspetta, ma Capuzzello, lei era anche nell'altra città? Sì. Oddio, oh no, non posso bere. Ma io qua ho tante cose nel mentre che lei arrivava in città. Cosa sono? Aspetti, guardi, Capuzzello, prendiamo le armi e parliamo di tutto. Va bene. Oh, sono dentro Skyrims. Una citazione. Sono dentro in Skyrims. Come ci comportiamo, ragazzi? Cosa facciamo? Adesso vi do... Ma posso sparare contro la lavagna? No, ma è pazzo!
No, no, ma dicevo solo per informazione, a titolo informativo, la mia era una domanda innocente, ma non volevo se... mica fare niente di particolare. Ho anche un regalino per lei, signore. Il King delle Zulu. Grazie, Mess. Chi è che ha ruttato, mi scusi? Io ho un piccolo problema di reflusso gastroesofageo. Ma le sembra un modo? Guardi, sono malato, è una malattia. Ah, ragazzi, se posso consigliarvi, c'è un bel party alla Cannabis Free Club. Oh, in ogni caso io mi scusi, aspettate, sono un ottimo corista, eventualmente. Ah, quindi devo solo dare gli azionatori? Sì, solo quelli. Oh, ho già sbagliato perché ho dato l'altro. Mi scusi, sta bene lei? Oh, oddio, ma cos'ho dietro? Aiuto! Vi ho dato... Sì, ma guardi! Ma non posso girare così! Chi è che mi ha incollato un'arma sulla mia schiena? Oh? Chi è che mi ha incollato un'arma? Perché ho un'arma incollata alla mia schiena? Ma anch'io! Ve l'ho data io, l'ho comprata io per tutti, ragazzi. Come faccio a equipaggiarla? Dovresti fare, credo, USA. Ma, scusami, ma tu la vedi quest'arma dietro la mia schiena? No, io non la vedo... Ma io ho un'arma dietro la schiena. No, ma è... niente, non si preoccupi. Allora, proviamo a uscire un attimo. La ringrazio per tutto. Arrivederci. Grazie, dottore. Se posso, ragazzi, come ho cercato di dirvi, c'è un bel party in corso al club Cannabis Free. Va bene. Ma ci sono dei ragazzi giovani per me. È comunque veramente un ottimo odore. Così le dà fastidio se mi appoggio un attimo così. Ok, Marbella, per favore. Per favore, mi scusi, è il nostro amico. È una crisi ormonale. Andiamo in una zona tranquilla un momento, venite. Ah, ci hanno chiuso dentro. Allora, andiamo subito in macchina e andiamo a controllare cosa è tutto. Apri! Mi sa che abbiamo dei problemi fuori. Devo prendere la pistola. Omi, prima o poi verrai in gintoneria? Sono il ragazzo che lavora con Davide la Cerenza. Grazie, Dariun. Ma ci sono già venuto, mi sa. Ma quanto è il tutto? Ma i camion ce li dobbiamo prendere? No. Capuzziello! Sì, ma non mi fa entrare! Oddio, ma perché mi delle droghe? Grazie, Alessio. Non ha le mani. Capuzziello, venga un attimo! Non mi fa... Aspetti, mi deve dare... Ne parliamo dopo, mi devi dare il suo numero. Non ho ancora un telefono. Sì, ce l'ha, sì, con muscolo F1. Devo prendere una pistola ormai. Io sono Mister Marbella in città e da oggi anche su Twitch. Sì, ma a me non mi fa entrare. Ma lei esce. Ma io no? Quando esce con questo. Mi fa entrare. Beh, Capuzziello, se c'è la gente sulla porta ci credo che non la fa entrare. No, non mi fa entrare proprio, è chiusa, mi dice. No, è aperta. Magari non la vogliono. Aspetta, ti apro la porta. Ok. Ti fa entrare adesso. Capuzziello, è a posto. Cosa facciamo? Ehi, dobbiamo aspettare Capuzziello che ha delle news da darci. Oh, Enrico, sa che macchina? Salite. No, aspetta, c'è Capuzziello che ha delle news da darci. Ma mi ha appena parlato la concessionaria e mi ha detto che c'è la macchina del presidente offerta da lei da andare a ritirare. Grazie, Adivano. Andiamo. Questa voce o questa voce? Io preferisco quella normale, se può. Ho bisogno di ma lei come fa a fare queste voci? Ha un sintetizzatore vocale. Grazie, Adivano. Allora, adesso andiamo a ritirare la macchina presidenziale, presidente. Che ci offre la concessionaria, non dobbiamo pagare, mi ha detto. Sì, ma scusi, mi scusi. Ma la ragazza del concessionario? Quell'angelo del concessionario? Sì. Oh mio Dio, ma io mi vergogno a entrare così. Ma no, lei dice che è della scorta e secondo me sa chiava pure. Chi? Lei, penso che sia contro me. La signorina, ragazzi, del concessionario magari riesce a chiavarsela. Io comunque ho una scorta di Elio in tasca. Ah, perché lei gira con gli Elio? Per una pratica sessuale. Presidente, sindaco. Va bene. Sindaco, ma non si deve sballare con l'Elio. Quante volte gliel'ho detto? Mi piace un sacco, però l'effetto dopo un po' va via. E te lo so male. Ma lei deve smetterla di drogarsi con l'Elio. Lei è un'autorità, capito? Non mi può...
Ma nella vita privata però posso permettermi di fare veramente tante cose, scusate. Oh! Eccola qua! Signorina! Sì. Oh! Salve. Piacere, sono Carlo. Molto piacere, signorina Elena. Carlo! Le presento il mio amico Enrico. Lui è il, è il presidente. No, ma ci conosciamo, ho già comprato il mezzo da lei. Salve. Sì. Salve. Salve, lei sarebbe? Lui è il presidente, il signor Marbella. Ah, molto piacere. Antonio Marbella. Sì. Oh, ok, piacere. Un secondo che prendo la macchina. Salve. È pronta la macchina? Ah, finalmente. Sì, la macchina. Me la dia, signor Matthew, me la dia, venga. Elena, dobbiamo parlare. Aspetta, aspetta. Bella! Chi è? Bella, sono Carlo. Come mi conosci? Bella! Oh, oh! Oh, frato, no! È cacato quello. Oh frate, vuoi liberare? Non mi posso fidare delle persone. Venga, signor Enrico. Oh, mi scusi, libera, se ne va. Buongiorno. L'angelo. Eccola qua. E voi dite che questa è presidenziale? Questa è la vostra macchina presidenziale, signor Marbella. Possiamo andare in città e far capire con i baffi chi comanda. Dimmi, libera. Come fa a conoscere? Salite. Io vengo dalla città laggiù. Vengo dalla città laggiù. Io ho già tuo padre, conoscevo. A tuo padre! A Gennaro! È mio cugino, Gennaro. A tuo cugino mi ha parlato male e bene di te. Ah, bello. Va bene. Ma non ha le mani? Io ce l'ho le mani. Lei non ha però le mani, mi scusi. Scusate, ma cosa vogliamo fare? Non quindi? Vedo le vogliamo sue mani, stare qui a conversare? Le lascio a buon vita. Arrivederci. Dove la porta? Allora, signorina, cosa ci sta facendo? Prima ci accennavano di una festa. Sì, non saprei, mi dica dove. Alla disco. Scusate, perché c'è una macchina sottoterra? Ma sono dei piccoli poltergeist. Ci sono lavori in corso. Ma questa macchina, mi scusi, è blindata? Ovviamente. Perfetto, non ci può chiamare Gattoni, signorina, per il mio piccolo fetish? Va benissimo, signor Gattoni? No, porca puttana. Signorina, le volevo ricordare che ha dentro il futuro presidente, quindi se evita del linguaggio scurrile sarebbe gradito molto, diciamo. Ma poi lei mi ammazza il presidente così, a una certa età! Signor Fecano, ma state ascoltando i miei consigli, lei era nobile, deve solo ci va bene, così beva muove. Certo, Gattone. Ok. Ma lei dove ci sta portando, mi scusi? Qua, nightclub. Ah, nightclub? Sì, ve lo sconsiglio proprio. C'è tanta gente strana, molto strana. E allora procediamo in un altro posto, scusate. Andiamo in un altro posto. No, facciamo, vuoi vederlo? Un drive-by per far vedere che... Facciamo solo vederlo, una comparsata con la macchina presidenziale. Non è adatto alle mie richieste. Perfetto. Perché vuole alziamo i tacchi. È arrivato il presidente! Signorina, ma lei crede nel Natale e nella libertà? Ovvio. Molto bene. Perché? La volevo mettere alla prova. Ah, ok, li porto a fare... Allora, presidente, lei mi... Occhio, lei mi stia in macchina. Grazie, Duxen. Arrivo. Facciamo... Oh. Mi sblocchi la macchina? Certo. Salve, ragazzi. Presidente, Enrico, mi venga a fare un sopralluogo per il presidente. Vediamo che sono tranquilli. Presidente, se vuole può uscire. Se vuole può uscire, presidente. Tutto libero. Basta solo questo. No, no. Oh, scusi. Chi è che mi è salito sulla... Scusi. Mi scusi, lei chi è? Mi scusi. Jordan Belfort, capo dell'agenzia immobiliaria. Salve, raga, benvenuto al Cannabis Club, ma salve. Non c'è nessuno. Erba free. Walk the beat, tripli con le vendite. Dolce Gabbana Balenciaga triple S. Presidente! Presidente! No, è di qua la discoteca, signore. Si armi, Carlo, c'è il presidente, dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Si armi di taser, Di qua, c'è la discoteca. No, che di taser, io ho di mitra. Chi è che c'ha il mitra, ragazzi? Beh, siamo con il presidente, siamo la scorta del presidente. Mi scusi. Circolare. Sono io il presidente. No, chi è che parla? Va, via. Circolare, per favore. Venga, No, presidente, non mi può entrare in console. Presidente in console? Presidente in console? DJ presidente? Può fare spazio al presidente, per favore? Ah, il presidente del primo... Presidente! Vada, presidente, ci faccia sentire...
Può mettere una di quelle libelle? Presidente, ma che lei mi suona l'hip hop, presidente. C'è la gente che vuole la vuole sentire in concerto. Come devo fare con questo attrezzo qua? Presidente, ce ne faccia una delle sue. Ma che bello vedere la gente più potente di questa città riunita. Sì, lei non conta un cazzo, però. Non conto un cazzo, peccato che tutti i soldi ce l'ho io. Salve. Salve, carissimo. Lei sarebbe? Sono Carlo, mi serve che... Ah, piacere, Jordan Belfort, capo agenzia immobiliare, noto qui. È sempre quello sbodone. Ah, è lei quello che mi ha salito sulla Ferrari. È sempre lo sbodone, Jordan Belfort. Lontani, per favore. Esatto, sempre, se si vuole fare un giro Lamborghini. Giù dalle scale. Jordan, allora, lei deve capire che c'è il presidente in console, ne parleremo più avanti. Ma lei deve capire che sta parlando con la gente più potente di questa città. Ma lei è stato pagato per il suo DJ set? Andiamo, presidente, qui non è gradita la sua presenza. Fate passare il DJ set. Il presidente, mi scusi. Posso avere l'accesso alla macchina, essendo uno dei più potenti di questa città? Ma che potente? Ma mi scusi, abbrisco la potente. Mi scusi, non ho l'accesso. Mi ricordi il suo nome? Non ho l'accesso. Jordan Belfort, in persona. Salve, Jordan. Ciao, Jordan. Arrivederci. Poi ne riparliamo. Ne riparliamo, Jordan. Presidente, abbassi le mani, non mi può girare con le mani alzate. Cosa mi fa? Mi sfigura, presidente. Mi ero abituato, mi era venuta una tendinite. Comunque, ragazzi, per festeggiare questo primo tentativo, insomma, incontro con il popolo, proporrei di sparare a delle persone a caso, così. No, ma lei così mi diventa un dittatore, presidente. No, ma scusi, lei si ispira un po'. Presidente, fermi! Potremmo rapinare una delle persone potenti. Okay. Ma nessuno è potente dentro questa città. Ecco Jordan, facciamo una guata a Jordan. No, ma lui è un truffatore, calcola. È un truffatore? Sì, si crede potente, però fai la fine. Grazie, ma noi gli Tommy. Possiamo insegnare una piccola lezioncina. Esatto, potremmo insegnare una piccola lezione. Se volete, ok. Occupiamoci di questo Jordan che ha fatto un po' il gradasso. Lui con la sua Ferrari scassata. Perfetto, noi siamo andiamo. Con una finta Ferrari. Gli dica di venire in concessionaria su Twitter. Ci segua, Jordan. Grazie, prego. Seguici, Jordan. Andiamo in un luogo appartato, Jordan. Abbia. Ma questa cos'è? Zona militarizzata? Oddio santo. Vabbè, noi non dobbiamo aspettare nulla. Abbiamo è zona militarizzata. Come? È zona militarizzata? Non so cosa vuol dire. Ci sono i militari. No. Allora, ragazzi, sì. Io propongo. A Jordan diamo una scelta: la macchina o la vita? Gli facciamo saltare in aria la macchina. Il Natale. O... Ok, o lo buttiamo qua dalla diga se rifiuta. Ma io gli farei saltare in aria a suon di proiettili. No, ma che saltare in aria? Ma no. Lo no, bruciamo no. Insieme. Potreste spiegare come si fa ad equipaggiare l'arma? Ma c'è già. Via! No, no, andiamo dritto. No, via. Perché? Ah, c'era Capuzziello. Non ho capito. Si stavano sparando, c'era in corso una risata a gambe. Allora ho scelto un posto comune, diciamo. Allora ho scelto un altro luogo. 45.000 stagioni. No, va bene qua. Come qua? No, ma qua siamo in mezzo, ci mettiamo un attimo. Oh, hanno già... Scusate, io ripropongo il mio quesito di prima. Come si equipaggia un'arma? Basta fare rotella. Devo però no, qua in macchina, no, qua in macchina. No, no, qua in macchina, ok. Non si bada qua. Presidente, diciamo, lei è armato, ma non deve impazzire e creare una dittatura, No, voglio solo togliere la vita a questo Jordan, così. Occhio che potrebbe sentirci dai finestrini. Occhio, sì. È impossibile che ci senti, sono oscurati. Ma come? L'ho sentita, mio caro. Ma non ci può sentire, mi scusi. Ma noi urliamo, ma anche noi siamo stupidi, scusate. No, ma non ci può proprio sentire. Sì, invece, così. Ok. Ci alla fermata, qua? Al verduraro. Eccolo, facciamo affari. Ragazzi, un'esecuzione in diretta, per favore, no. Senso. Io non voglio scendi morire davanti a tutti voi. Scendi. Ragazzi, qua mi voglio uccidere. Scendi.
metto le mani in alto, ragazzi, tranquilli, tranquilli. Ti levi disposizione. Oh, no! Mi è proprio piaciuto. Oh, presidente! Al supermercato, grazie. Ah. Allora, okay. Aspetti, liberiamo la macchina. Ma il presidente è un pazzo! Dov'è la macchina? Aspetti, aspettiamo Enrico. Enrico! Oh. Ma Enrico! Salga, salga, l'anima a riprendere. No, non sul corpo! Per ripassarci sopra è stata una cosa davvero bella. Ma Enrico... Ma le chiedo troppo, signorina, se lo facciamo una terza volta. Ma non è lei, è lei che comanda. Grazie. Non c'è il numero del signor Enrico? No, non ho il numero del signor Enrico, ma non vorrei dire, ma ho veramente paura che sia cascato dalla rupe. Può e non sa guidare. No, no, presidente, mi sembra esagerato. È presidente, sicuro? No. Prego, prego, mi vada. No, presidente. La ringrazio molto. Adesso possiamo proseguire con il nostro viaggio. Ok. Ma abbiamo perso un uomo? Siamo un uomo in meno? E secondo me, guardi, secondo me si è andato a schiantare. Se la signoria non sa guidare. Come io? No, no, lui si è schiantato con la Lamborghini. Eccolo, eccolo! Ecco! Ecco il luogo del. No, aspetta, non si chiama l'ambulanza? No, quella va quel signore che. Sti cazzi, sinceramente. Ma qua c'è la macchina del signor Enrico! Oh, Enrico! Oh. Enrico! Oh. Ma non c'è. Enrico! Mi sa che qui ci lascia un grande uomo. Un uomo. Di fermezza. Alcuni lo conoscevano come Ennio, altri come Hank. No, 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 no. Ah, vuole guidare lei, signor presidente? No, no. Grazie. Oh. Sicuro, eh? Ok. Occhio che si è fatto dei nemici, presidente. Come è normale. Ci stanno seguendo, eh? Ci stanno seguendo. Grazie per la modifica, bello. Grazie, Matteone. No. Pensa che è... Oh. Presidente! 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 Addio, presidente! Parcheggio perfetto, presidente! Parcheggio perfetto! Prendete esempio! Ma come cazzo guida? Sono io! Non sono io, signor Hank! Ma non sono io il cazzo. Chi è che sta guidando? No, il presidente, il pazzo. Enrico, io voglio. Il presidente? Enrico, venga qua, Enrico, un secondo. Il king delle droghe. Grazie, Emma. Presidente, no, Enrico, mi sa che il presidente è un pazzo. Ma dici che dobbiamo. È un folle. Oh. Stiamo avendo una conversazione sui nostri peni. Ho sentito, è un folle. A chi vi riferivate, signori? A quello lì che è stato ucciso prima. È un folle, ci siamo messi contro persone importanti. Era un cittadino che non credeva nel Natale, era giusto che sparisse. Ma io mi sono appostato dopo aver buttato la macchina giù da un burrone e c'era un sacco, uno sfottio di gente. Uno mi ha anche interrogato. Ennio, io l'ho pianta. Sono salito sulla sua Lamborghini distrutta e l'ho pianta. E l'ho ricordata. È vero, lei, ma era sempre vivo lei. Questo. Sì, sì, io mi sono solo scatafrasciato giù da una collina, ma... Allora, direi una cosa, direi di andare a fare il taracarutismo un secondo, figli di puttana, e poi... Perché figli di puttana? No, scusate, mi è partito. Era riferito anche a me? Ma perché no, 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 presidente, io lavoro per lei, presidente. Allora, andiamo a fare il taracarutismo, così si smollano le acque e poi subito okay, metto il a riprendere possesso di Enrico? E il controllo della città. Signor Enrico, mi è partito il... pronto? Però mi sa che con questa macchina non è adatto. Il paracadutismo? Ma mica con la macchina. Se siete d'accordo, io cambierei d'abito in maniera tale da presentarmi più da presidente.
Cambierei anche l'auto in modo tale che non andiamo in giro con la stessa auto con la quale abbiamo ucciso. Allora, aspetti, presidente, io direi che ora è il tempo perfetto per fare paracadutismo. Allora andiamo a fare paracadutismo e leviamo e poi cambiamo tutto. Questi crimini. Ok, andiamo su quel ponticino che... Anzi, no? Vado in concessionaria, sempre dritto. Sto fare già un parcheggio, non era dei migliori. Presidente, no, non guidi lei, per favore. Dov'è la signorina? Mettere in discussione le capacità di guida del vostro presidente. No, ma non vogliamo che si stanchi, presidente. Mai! Vi faccio ritornare alla fase 1, No, no, la prego, presidente. Ma di chi è questa presidente? Mantenga la calma. Io mi offro per guidare, ma aspettiamo la signorina, aspettiamo la signorina. Seguire, scusate, quali sono i programmi? La signorina credo con lo stesso mezzo che ha lei, vediamo se adesso arriva. Signorina? Presidente, presidente! Prego, salite. Ma lei presidente, non male le sue doti di drifting, però. Presidente. Venga, presidente Rosario. Arrivo. Prendo un'altra macchina, venga. Signor Gattone. Presidente, ma il presidente è matto. Un pochino avrà fatto. Occhio! No! Oh. Ma il presidente mi ha ucciso un biker. E siamo già due morti. Per colpa del presidente. A pace all'anima sua. Pace all'anima sua. Si fermi, signorina. Ok. Con calma, avete ucciso un biker. Abbiamo preso un biker? Avete ucciso un biker, ragazzi. No, andiamo. Siamo già due morti, andiamo, presidente. Ma il presidente non si cura di queste stronzate. Andiamo avanti. No, ma signorina, anche in questo gioco. Scusi. Sì, mi dica. Anche in questa. Presidente! Oh. Vabbè, ci vogliono uccidere anche a noi. Ma anche in questa. Posso guidare io, presidente? Presidente, faccia guidare Enrico. Bisogna ripararla. Che anche senza le mani è un più bravo guidatore di lei. Cosa penso della città o meno? Perché se no non riesco a guidare. Cioè, o mi concentro sulla guida oppure. Mi segua perché la macchina è rotta. No, funziona. No, è rotta, mo scoppia il motore. Procediamo. Io l'ho avvisata, Vada, signorina. Sì. Grazie, Just Swag. Li abbiamo persi. Eccoli. Fammi indovinare, macchina rotta. Macchina rotta? Macchina rotta, ma prendiamo questa, dice. Scusi, ci presta mica la macchina? Ah. No! Bravo, con gentilezza. Presidente, aiuto! Presidente! Grazie mille, presidente. Presidente, siamo a tre morti. Sta 3 kill. Ma lei, presidente? Sì, ma guardi che secondo me noi moriremo prima di salire, No, si figuri. Così siamo abituati, caro Carlo, ma qui secondo me abbiamo più speranze. Vada avanti, signorina. Non mi sembra. Allora, sicuramente il presidente non lo lasciamo guidare. Non mi sembra la cosa più sicura da fare con il presidente a bordo, appunto, questa strada. No, ma va bene, non noi mi sento su... al sicuro, signorina. Cosa stiamo facendo? Metta in prima, signorina. È già in prima. Occhio. Sì, stia sulla strada. Possiamo che mi... Possiamo mirare il fenomeno dell'acqua planning, è un fenomeno che sto cercando di contrastare politicamente da anni. Eccoci qua. Guardi, non dovrebbe... Guardi che vista, siamo in paradise. Solo per lei. Beh, presidente, dove l'abbiamo portata, dai. Ma guardi la strada adesso, però. Guarda che bello. Si può fare, secondo me ce la fa, deve prendermi un po' di rincorsa. Mi prende un po' di rincorsa. No, presidente. Presidente, mi si è afflosciato. Presidente, tutto a posto? Già sta male, si inciampa proprio, è definitivo. Risalghi, presidente. Serve in macchina. No, presidente. No, presidente. No! Andiamo a vedere. Presidente. Ah,
È qua sotto. È qua sotto. Dove? Qua, presente, qua, qua. Dica se sente gli spari. Sta qua. Occhio. Presidente, salga. Ah, presidente, sta bene. Sta. Ah, sì, sta sparando. Presidente, non spari al sole. Che finiamo solo i proiettili. Saliamo. Allora, signorina, lei mi prende una rincorsa. Io ho fatto un po' un funerale così con i proiettili. Piano piano. Ok. Allora, aspetta. Mi guardo da qua. Venga, presidente, guardiamo da qua. Venga, venga, mi segua. Vada, vada! Visto, non ci credevate voi. Venga, presidente. No, tenga l'acceleratore. Ho notato ora con grande stupore. Come? Cosa, presidente? Salghi, presidente. Ho notato ora con mio grande stupore che nel mio inventario c'è una busta di ganja. Chi ce l'ha messa? Presidente, ce l'hanno messa. Gliel'hanno messa quando faceva il DJ set. Lì è così, merce di. Sì. Se la ingerisco, cioè, cosa succede? Non ho mai fatto uso di queste sostanze. Oh. Va bene. Oddio. No. Va bene, facciamo la rincorsina. Abbandonare la nave. No, ma che abbandonare la nave? Presidente, salghi. Salga. Aspettaci su, presidente. Ma lo investiamo. Allora, aspetta, allora, se prendo una bella rincorsa ce la faccio. Sì, è facile quella salita lì. Ci vuole provare lei? No, ci fidiamo di lei, signorina. Occhio dietro che c'è un bel burrone. Può fare un po' di retromarcia, ma poca. Va bene, il presidente sfoga un po' di istinti. Vadi. Paura. Oh, si è quasi intruppato. Ce la facciamo. No, non ce la facciamo. Dobbiamo prendere più rincorsa. Si la prende lateralmente. Oh. Mare. Oh, brava. Brava. Brava, signorina. Ma lei è una genia. No, sei solo brava a guidare. Presidente, non abbiamo munizioni infinite. Presidente, non spari al sole. Ho speso 750.000 per comprare le armi, So che lei la campagna. Ah, così poco? Sì, mi sono fatto fare lo sconticino. Venga, presidente, al posto di sparare al sole. Lei deve capire che il sole non lo può uccidere, presidente. Ma lui può uccidere di essere più potente di lui. No. Quanto deve durare ancora questo viaggio? Grazie, Aids. 2 minuti e saremo arrivati. Ma, presidente, il viaggio che conta, non la destinazione. Oh, attenzione qua. Oh, madonna. Bella vista. Vada, guardi, acceleri. Posso guidare io? No. Signorina, che cazzo ha fatto? Signorina! Abbandonare la nave. No, abbandoniamo. No. Stiamo insieme, moriamo insieme. No, ok. Aiuto, la macchina. Oh. Ragazzi, allora io sono uscito prima di non abbandonare la nave e mi è uscito pochi secondi dopo. No! Ok, devo stare tranquillo, devo stare attento. A quanto pare sono risuscitato. Vado piano, eh. Allora, ecco, no, vedi, non posso salire, ok. Ho
Ok, ok, ok. Va bene, perfetto. Allora. Oh. No! Oh! Aiuto! Aiuto! Sono qui! Sono qui! Aiuto! 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 Ma mi scusi, ma... No, no! Ma no, ma come ha ucciso il guidatore? Io sono stato ucciso dalle pale elettriche. Non così. Carlo, allora cerchiamo di scendere con calma tutti, ok? Come scendere? Ormai siamo in su. Oh, concordo con la signorina. Va bene, va bene, ok, proviamo a salire allora. Non mi dica perché abbandona ora. Piano piano. Ci facciamo una piccola scarpinatina. Carlo, non si preoccupi, io la paracaduto. Come posso raccoglierlo? Eccomi, eccomi ragazzi, sto essendo graziato dal... Nella filosofia indiana indica il frutto delle azioni compiute da ogni vivente. Ma scusi, ma voi siete morti? Ma abbiamo avuto un miracolo. Non avevo capito che... Tranquillo, tranquillo. Ma io sono stato quasi ucciso dalle pale eoliche dell'elicottero. E io per quello la stavo vendicando, mio fedele prode. Ma lei ci ha ucciso i prode, ci ha ucciso gli unici soccorritori che erano venuti a salvarci. Ma lei ha fatto saltare in aria un aereo e i suoi... È presente, lei è un pazzo squilibrato, mi lasci dire. Vada, Carlo. Vada, una parola. Oh, c'è un... Oh, eccomi. Oh, Carlo! Oh, oh. Aiuto! Aiuto, eccoci. C'è uno dietro di noi, eh? Dov'è? Ma lei mi si è tolto i pantaloni e le scarpe. Oh. Sono un po' drogato. Eccoci. No, non cosa. Allora, come facciamo a ritornare su? Perché lei sta camminando qua? Di qua, ragazzi. No. No, 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 no. Enrico ci ha lasciato i rischi dell'alpinismo, caro presidente. No, 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 no. Oh. L'ho presa io. Oddio, grazie. Oh, oh presidente, però non... Presidente. Grazie. Ma lei è mutante, presidente, ma cosa fa? Ma è per scalare. Allora, ragazzi, serve una cordata. Serve che qualcuno trovi la nuova strada per scalare questo monte. Grazie, Mark Masa. Oh, presidente! Presidente! Aspetti, ma lei è il presidente? Oh! Il king delle droghe. E vabbè, arrivo ragazzi. No, sto scherzando. Thank you.
cadaveri. Non ti preoccupare. C'è l'elicottero. C'è l'elicottero, Carlo. Allora, siamo solo tutti rotti, ma stiamo bene. Dai. Senti, Carlo. Oh, un miracolo. Tra l'ambraccio. Un miracolo. Grazie, dei del cielo. Grazie. A voi i proiettili. Presidente! Al presidente è andato proprio via? No, eccolo! Presidente! Spari al cielo! È rimasta solo la signorina Roma! 11, presidente! Non ho capito, mi scusi. No, niente, c'è la signorina, postiamola con noi! No, come posso, prenderla? Giù. È sparita la signorina. Torna, sì. Torna! Ecco, oh, chi è? Ah, è la signorina! Signorina! Ok, rieccoci, andiamo. Io scenderei a prendere. Ragazzi, allora andiamo in elicottero, no? Scendiamo giù. Andiamo. Ce la sto facendo. Ragazzi, io direi di prendere un'altra macchina. L'elicottero prenderei. No, la andiamo macchina. L'elicottero. Andiamo tutti in elicottero, ma sì, sì. Siamo qui. Siamo qui. Ecco, non mi uccida con le pale. Non mi uccida. Oh, non mi sembra. Oh, oh, attenzione! Ma come guida? Ma lei è un pazzo. Siamo qui! Mi atterri, signor elicottero! Mi atterri! Mi atterri! Saltiamo! Facciamo una scena da yard? Non fa, esatto, meglio non fare da yard. Ah. Mi atterri, signore. Ecco qua. Presto, presto. Eccoci, eccoci. Ma ce l'abbiamo fatta? Sì, eccoci qua. Incredibile. Sono molto contento di questo traguardo, bravi ragazzi. Bravissimo, presidente, grazie. Ti metto le scarpe. Si mette i pantaloni, presidente, però. Oh. Ora, non mi morite qua, nei piccoli speroni, eh. Con la guerra contro le pietre. Dove va il presidente? No, il presidente, risalgi. Dov'è? Che vento! Dove è andato? Presidente? No, no, manca il paracadute. No! Presidente! No. Presidente! Aspetta, prendiamolo, Nemi, seguitemi. Si vuole lanciare senza paracadute? Presidente, che ci fa lì sotto? Seguitemi che ve lo faccio prendere. Qua ci muore il presidente. Ok, andate là e ecco, mi sono premete. Tornato più forte di prima. Ok, sapete come si apre, no? No. No. Come se date un pugno. Io comunque sto premendo il tasto indicato, ma non ottengo il paracadute. No, 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 ce l'ha. Lei lo preme e ce l'ha. Mo, seguitemi. Ok, mi devo fidare, ci dobbiamo fidare della signorina. Mi fido. Il presidente si è buttato sugli scogli. Aspetti, mo lo facciamo. Deve arrivare di nuovo lì soccorso. Ma vogliamo andare là su quello yacht? E ci mettiamo la meta là? No, no, dobbiamo recuperare il presidente. Aspettiamo e dopo andiamo. Ci buttiamo, ragazzi. Vabbè. Ma il presidente, il problema è che se lo andiamo a recuperare qua. No, no, ma ci pensa Gesù. Preghiamo in un miracolo. Sì, sì. E dico, ma lo vedi lei il presidente? Guarda lì. No, non gli spara che uccide a noi. No, io non lo vedo il presidente. No, è qua sotto, guardi. Guardi.
È qua sotto. Io non la vedo. È qua sotto. Qua qua. Lo vede Enrico? Vuole fare divertente? Cosa vuole fare Enrico? No no, secondo me lei mi invitava ad andare al bordo. Ma lei è un pazzo. Io le sparo un piede. No no, non mi sparare. No, oddio. Riposiamo, riposiamo le armi, riposiamo le armi. Oh my god, Rose is a warfare. Allora, facciamo sto volo pindarico. Va bene. Grazie, vabbè, super team. Io lo volevo aspettare. Almeno per rispetto anche per lui, poverino. Ma il presidente, mi scusi, il presidente cosa fa? Si ritorna qua poi con un ascensore? Sì. Stiamo chiedendo questo, infatti. No, no, no. Ma che stronzo, mi scusi, No, no, mi scusi, scusi, sbagliato. Stavo camminando. Sento, signor... No, 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 mi lasci. Mi lasci, signorina. Allora, yeah, vediamo. Aspetta, aspetta, sta arrivando. Sta arrivando presidente. Il presidente? Ma da qui ci si butta? Sì, sì, per andare in corsa. E ci vediamo sullo yacht. Sare in corsa è uguale, però basta che salta e prema subito il coso per sparare. Che facciamo? Andiamo Carlo, ci vediamo sullo yacht? Andiamo, buttiamoci tutti all'unisono, uno dietro l'altro, come degli stuntman. Ok. Vai. 3 2 1 vai. Woohoo! Ma siamo morti tutti. Presidente. Salve. Cos'è successo? Sono stati effettuati degli errori di valutazione. Come procediamo? Direi riproviamo per un ultimo tuffo e basta. Aspetti che non la sentivo più, mi sono allontanato troppo. Miracolo! Oh! Miracolo senza mani! Andiamo a lanciarci? Sì, aspettiamo la ragazza. Ma siete morti anche voi? Oh, tutti morti. Ecco, cioè, non... riandiamo a prendere il... Ma no, a me non mi si è aperto. Che muscolo avete premuto? No, sapete perché non mi si è aperto? Quando lo premete... No, quando lo premete... Colpetti, non dite info alla mica Elena per vedere solo se è un uomo. W ed S. Okay, allora, facciamo come gli stuntman. Andiamo tutti insieme, uno dietro ma l'altro. Ripetetevi. Ragazzi, seguite il presidente. Non devo fare USA, non devo fare niente. Seguite il presidente. No. Presidente primo, Elena seconda, Enrico terzo, io quarto, che ho una bella visuale. Mi scusi signorina, stava spiegando una cosa, non ero attento. Prema questo, guardi, lo faccio vedere. Oh. Ah, non me lo fa fare. Ah, ecco perché, sapete perché? È zona che non si può fare niente qua. Non si possono prendere armi. Ah, ok. Allora, aspetta, seguitemi. Ma io ho premuto il muscolo e non mi ha fatto una serie. Lei sottovaluta le mie agilità sportive. Non ci fa fare il pugno. Ma io premo... No! Mi dispiace che hai fatto? Mi dispiace molto. Che hai fatto? E pensavo, mi hai detto non si può fare il pugno. Assassino. Presidente, lei è un assassino. Presidente, la prego. Il king delle droghe. Ma già uscito il 7 d'ora. Grazie, Petta. Presidente. Piangerò. Con grande. Allora, facciamo questo volo in memoria di Elena. Vai. Allora, vai. Fatemi mettere per ultimo così una bella visuale. Allora, cosa ha detto Elena nelle istruzioni prima? Ha detto correre e poi... cliccare il tasto sinistro e basta. Poi solamente orientare. Ok. L'altra cosa che vi volevo dire è... Chiamiamo... Spero che arrivino i soccorsi per Elena.
Sì, arrivano, arrivano. Va bene, vada. Allora, prima il presidente, poi Enrico e poi io. Correndo e saltando. Vada. Vada, presidente, prima lei. Signori, se il click sinistro non permetterà di aprire il paracadute, sappiate che me la prenderò con voi. Sì, ma presidente, aspetti.